Ciao a tutti, ed eccoci qua con un nuovo video su eFootball 2024 e oggi ragazzi vi porto il mio modulo definitivo di eFootball 2024. Avete capito bene? Questo è il modulo che io alla fine di tutto sono riuscito ad andare a creare in tutto l'arco dell'anno 2024 di questa stagione. Perché da qui in poi io non investirò più neanche un euro. Perché vi dico questo? Perché per andare a realizzare la squadra che secondo me è la squadra perfetta costruita sul mio modo di giocare, ho investito qualcosina, ma non esageratamente, ma così mi diverto fino a fine gioco. Poi nel 2025 ci penseremo. E quindi sono qua oggi per dirvi, per parlarvi, per spiegarvi in questo modulo il perché di certe decisioni finali, però prima di iniziare vi voglio ricordare che in descrizione al video trovate il link del mio gruppo Telegram e il link della mia pagina di Instagram. Ok? Ragazzi, detto questo, io direi di iniziare. So che tanti di voi si stanno già domandando cosa ci fa questa curta lì, ma piano piano ci arriviamo. Ok? Allora, ragazzi, l'ho chiamata Magic Top, cioè è la mia top formazione che sono riuscito ad andare a creare. E questo è nato tutto grazie a lui, o meglio, grazie a Konami che ha fatto uscire questo allenatore qua, allenatore della nazionale dell'Inghilterra. Ma perché, ragazzi? Perché, ragazzi, ha due stili incredibili: contropiede veloce e contrattacco. I due stili che io mi trovo meglio. E li hanno messi in un unico allenatore, cosa che io ho sempre sperato. In più dà un booster accelerazione più uno a tutti i giocatori, che per il contropiede veloce e contrattacco è un elemento fondamentale. Non è la velocità, ragazzi, è l'accelerazione che serve. Ok? Poi vabbè, incrementi i punti esperienza che i centrocampisti ottengono durante una partita del 400%, quello non mi interessa. Però, ragazzi, questo secondo me, per quello che mi riguarda, se uno gli piace giocare in contropiede, quindi o difesa bassa con contrattacco o difesa alta, ma sempre con dei contropiedi, con dei ribaltamenti di manovra veloci o un po' più costruiti grazie a contrattacco e difesa bassa, questo è l'allenatore perfetto. E allora non potevo farmelo scappare. Però finché c'ero, ragazzi, dopo hanno fatto uscire quello che per me è il giocatore più forte di tutti i tempi, ok? Tolto, diciamo, R9, che è quello, è un altro pianeta. È lui, ragazzi, Lionel Messi dell'Argentina, e non potevo non prenderlo. Non potevo non prenderlo, ragazzi, è devastante. È devastante. Io l'ho gridato così, è devastante. Devastante. Un più 3 sul booster sempre attivo. E poi dopo gli ho aggiunto finto doppio passo, esterno a giro, passaggio scavalcare. Vorrei fargli imparare controllo di suola, ma non l'ho trovato. Leader è tutto, ragazzi, è tutto. E tra l'altro c'è anche una resistenza di 83. Allora, ragazzi, io sono arrivato a fine gioco, diciamo, di quest'anno, perché ormai siamo alla fine del gioco, ragazzi, a imparare bene il contrattacco e bene il contropiede veloce. Il possesso palla avete visto che ho sempre fatto un po' fatica, quindi ho puntato tutto su di lui. La primaria, nonostante il contropiede veloce 86, contrattacco 87, è in contropiede veloce. Cerco di andare a segnare il prima possibile, se riesco uno, se vedo che comunque gioco bello tranquillo, che vedo che fa fatica, cerco di piazzare anche il secondo e poi passo alla secondaria, e la secondaria è questa qua, con il mio 4-2-1-3, un po' modificato dallo scorso, facendo un solo cambio, che sarebbe Valverde, con Hakimi in offensivo. Quel Hakimi offensivo lo conoscete bene, perché ve ne ho parlato tantissimo, chi mi segue da un po' sul canale, per me è un'arma micidiale, e lo riporto, diciamo, nel mio modulo principale, il mio modulo definitivo, il mio modulo top, il Magic Top. Allora, ragazzi, come vedete, ho inserito Son, quel Son che è fenomenale, quel Messi, quel Baggio che io adoro tanto,
E sì, dei tanti giocatori forti ho aggiunto Beckenbauer, che tra l'altro mi sta piacendo molto, ma comunque c'ho anche altri sviluppo molto forte, e quel Costa Curta, ragazzi, mi serve per andare in contrattacco, però devo utilizzarlo come DC. Potrei anche utilizzare un altro difensore centrale, perché potrei tranquillamente mettere su anche un Eder Militao, perché può fare anche lui terzino destro, però ragazzi, in contrattacco un terzino difensivo con quel 4 2-1-3 è fondamentale, e quindi ho dovuto fare la scelta di mettere Costa Curta per poter ibridare queste formazioni. Dire la verità, è l'unico giocatore che è senza stile, ok? Però sono riuscito a dare un senso a questo giocatore senza stile grazie, diciamo, a questi altri due giocatori. E adesso vi vado a spiegare tutto. Se per caso qualcosa vi è familiare, beh, ho unito il mio primo modulo col contropiede veloce, il mio 4-3-3 con il CC e il trequartista, diciamo, giocatore chiave, con l'ultimo, diciamo, modulo che vi ho portato per farvi capire il modulo, diciamo, con i due opportunisti, con le due punte e l'attaccante di rientro. E li ho uniti. E ragazzi, sono riuscito a trovare un equilibrio devastante. Adesso ve lo spiego passo per passo, ok? Poi se riuscite potete anche voi provare a ricostruirlo. Chiaramente ho basato molto su Messi e su Son, perché è quello, sono i due giocatori, secondo me, lì davanti che fanno veramente la differenza. E il modulo in questione comunque è quello che ho detto, intitolato modulo devastante, che ho utilizzato fino a poco fa, e adesso praticamente sono andato a creare il mio modulo per me perfetto. Questo vuol dire che le vincerò tutte? Assolutamente no, c'è gente più forte di me in generale, però l'importante è che io riesca a esprimere il mio gioco. Allora ragazzi, partiamo con allenatore che ho fatto vedere, questo qua dell'Inghilterra, e non è che vi dico ci basta qualsiasi allenatore, serve proprio questo allenatore per creare questo modulo. Qui partiamo con un portiere. Allora, portiere offensivo, ragazzi, oggi vi faccio vedere anche la panchina, perché ho cambiato una decina di giocatori che non abbiamo mai utilizzato. Dida in porta. Ho scelto lui perché mi piace, è forte, ma posso dirvi la verità, fa scena, perché è un'epica. Perché, ragazzi, abbiamo anche lui, Donnarumma, che sul mio gruppo Telegram qualcuno aveva detto che secondo lui è il portiere più forte del gioco. Non so quale versione diceva, ma devo dire che è una bella lotta. Può essere che abbia ragione, peccato che non ha molti passaggi, quindi per un possesso palla, se uno deve usare un modulo con il portiere molto molto avanti, forse non va bene perché non ha dei gran piedi, però ragazzi, è fenomenale. Tra lui e Dida, non lo so. Per adesso ho messo Dida perché fa scena, ve l'ho detto. Poi lui è sempre B, Donnarumma è C, è incrollabile, penso, però ragazzi, può essere che a volte può essere giù, quindi non mi fido. Allora, li metto tutti e due, li porto tutti e due e metto su quello più in forma dei due. Tutto lì, questa è la verità. Poi, comunque, serve assolutamente un portiere offensivo, perché noi non è che inizieremo col contropiede veloce. In teoria dobbiamo iniziare col contropiede veloce, ma se io vedo che l'avversario ha un modulo che mi può dar fastidio al contropiede veloce, o esempio anche lui ha il contropiede veloce, io inizio col contrattacco che conosco benissimo. Ora vi spiego tutto. Allora, comunque, portiere Dida fa scena, mi piace, è B, perfetto. Andiamo avanti. Comunque, portiere offensivo la primaria. Si parte da lì e si tiene l'offensivo. Partiamo col difensore centrale. Ragazzi, ero ritornato alla mia difesa a 3 con l'incontrista centrale, ne avevo parlato in un video che però ho caricato su Ludo. E vi ho sempre spiegato che la difesa 3 per me deve esserci il centrale, l'incontrista, e ai lati due sviluppo. Per me è la più equilibrata perché riusciamo sia a pressare e sia in caso chiudere e comunque fare gioco, creare gioco dai lati. Quindi alla fine ho scelto per ritornare alla mia difesa, però qua c'è Costa Curta che ora andiamo a vedere. Allora, incontrista in mezzo, ho scelto Ambrosini, però vi dico la verità, sono andato a prendermi anche Araujo. Quell'Araujo qua, il base l'ho elevato, e quell'Araujo qua perché è devastante, secondo me. Ve l'ho detto che sono andato
un po' a investire qualcosina, ma non più di tanto, ragazzi, però sono riuscito a trovarlo subito, così subito, e quindi lo metto lì. Trovo una squadra avversaria che ha degli attaccanti molto alti o che vedo che via laterale va di crosse, tolgo Ambrosini e metto Araujo, ovviamente. Ok, se no tengo sempre Ambrosini per il semplice motivo che fa degli autoblock devastanti perché è un'epica. Poi, Beckenbauer, sviluppo, ragazzi, forse l'avete usato più voi che me, io non l'ho usato più di tanto, l'ho provato un po', secondo me sembra veramente forte, quindi a parer mio non potevo che non scegliere Beckenbauer, poi fa sempre scena perché comunque è gratuita ed epica. E poi ragazzi, Billy Costa Curta. Perché Alessandro Costa Curta? Perché? Perché ragazzi, intanto c'è regolarmente molto alta, quindi a sinistra può passare sia in mezzo che può andare a contrastare un tiro a giro e soprattutto può giocarle anche a sinistra col passaggio lungo verso Son diretto perché comunque può farlo. C'ha dei passaggi alti e bassi molto, molto validi. È un giocatore fenomenale, secondo me. Può fare anche il difensore centrale, però non viene attivato il suo stile di gioco, la sua passiva, ok? Chiamiamola così. E perché terzino difensivo si attiva solo sul ruolo di terzino, ovviamente. E quindi cosa succede? Che lui andrà incontro a chiudere ogni pallone. Lui attenderà di più, starà un po' più basso e crea gioco, aiuterà bene nei passaggi. Lui non ha nessun tipo di movimento, non si abbassa, non spinge, rimane qua. E questo può essere un problema. Se non fosse che sono andato a riparare mettendo qua un mediano collante che tra l'altro ho questo Rijkaard che è devastante, mettendo anche l'istruzione individuale difensivo e linea bassa, perché se lui e tende a salire perché può essere che va fuori posizione oppure non ha un movimento bello chiaro. Sicuramente ci sarà Ambrosini, l'incontrista, andare a coprire il suo errore, il suo buco e ci sarà lui con linea bassa a venire a prendere il posto del difensore centrale. Quindi sono andato a ricoprire la fase difensiva in questa maniera e poi dopo sono andato a inserire un centrocampista tra le linee, che in maniera che quando lui è un po' avanzato, prende palla, recupera, c'è subito tra le linee che gli viene incontro per prendere la palla e si fa sempre vedere sulla linea in maniera di dar via subito il pallone. Sono riuscito ad andare a inserirlo, devo dire che non mi trovo male, ho fatto un po' fatica inizialmente perché lo sviluppo comunque ha dei modi diversi di stare in campo, molto più preciso. C'è Di Bello che c'ha coinvolgimento difensivo 99, quello aiuta tanto. Quindi posso dire che è un giocatore senza stile, un difensore senza stile, che si può anche inserire, ragazzi. Ma però non fatelo nella difesa 2. Ci ho provato e ragazzi lascia dei buchi devastanti. Qua ragazzi se mi lascia un buco devastante e mi va via l'uomo sulla fascia. Deve prima centrarsi, deve crossare, non è davanti al portiere. Se me lo fai in una zona qua che lascia il buco, ho l'attaccante davanti alla porta. Quindi non lo metterei mai centrale, ma l'ho messo esterno con un collante. Sono andato, diciamo, ad aiutare, diciamo, quella mancanza della sua passiva con tutti gli altri intorno. Ok, questo perché però ho inserito Costa Curta. Uno dice tutta sta fatica per inserire per forza Costa Curta. Allora, intanto in difesa è devastante, fa degli ottimi passaggi. È completo, ma soprattutto quando vado in tattica secondaria mi serve un terzino difensivo e non voglio usare tanti cambi. Io riesco a passare da un modulo all'altro esattamente con un cambio, il terzino sinistro togliendo Valverde. Direi che è un'ottima soluzione perché contropiede veloce e contrattacco è difficile creare una squadra così, bisogna avere un club con molti giocatori, per fortuna che ce l'ho e per quello che ho investito altri un po' per finirla. E ragazzi, devo dire che è devastante il modulo qua. Possiamo anche passare senza fare il cambio, mettendo Valverde terzino sinistro, però chiaramente ragazzi, terzino sinistro quello è quasi nullo, quindi appena esce la palla è meglio andare a cambiare. Ok, c'è da usare un po' di testa per fare questo. Forse sarebbe quasi meglio, volendo, se uno ha il dubbio di che usa, cosa usare, mettere direttamente come CLD appunto il mio Hakimi che lo può fare, però cosa succede? Che in contropiede veloce Hakimi CLD non ha lo stile. E questo è un problema. È un problema perché, come vedete, qua il centrocampo è fitto, qua il centrocampo
C'è solo lui ed è un onnipresente che prende tutta questa parte e in più viene dietro ad aiutare. Quindi abbiamo Valverde che viene ad aiutare. Se ci avessimo Hakimi senza stile non riusciamo, per questo che preferisco partire con Valverde. E poi dopo abbiamo comunque sempre lui che viene a fare il difensore. Quindi siamo belli belli coperti. Questa è diciamo una soluzione che mi dà anche la possibilità di allargarmi sul lato. A centrocampo, creare un po' di gioco e allungarmi un attimo. Quindi ho dovuto allargare qua un onnipresente e partire con Hakimi non mi sembra il massimo. Però quando andiamo in tattica secondaria c'è questo cambiamento qua, lui va ad azione sinistra e cambio e metto Hakimi offensivo. Infatti situazioni individuali qua dopo ve le faccio vedere, ma ce ne manca una perché è quella di Hakimi che metterò in caso che sale. Ok? E poi ragazzi, contropiede su Baggio, o meglio, trequartista, regista creativo. E sono finite, diciamo, le istruzioni individuali. Questa la tengo libera perché se voglio andarmi a coprire vado a mettere difensivo su Valverde, così non sale più di tanto, magari difendiamo un po' di più e ci chiudiamo. Però ragazzi, contropiede veloce, chiudersi, occhio perché il contropiede veloce funziona bene quando anticipiamo i passaggi dell'avversario, quando lo pressiamo di continuo. Metterli tanti in difensiva, dopo rischiamo di fare un effetto contrario, di trovarci più in difficoltà e ci schiacciano. E farsi schiacciare col contropiede veloce non è mai un'ottima soluzione. Qua ho messo appunto regista creativo, ho scelto Baggio in panchina, al posto di Valverde, ragazzi, ho Parkinson perché B non lo adoro, non è un fenomeno, è molto più forte Valverde, però in caso che Valverde non è in forma, c'è lui che è B, sì, è sempre un'epica, ma non è una gran epica, ragazzi, però comunque in caso abbiamo sempre il giocatore che funziona. Così faceva un po' più scena, sono d'accordo, ma ragazzi non c'è da paragonare, c'è Valverde gli dà 10 a 0. L'overall 98 e 99 è un bugiardo. Se quello è 99, questo dovrebbe essere tipo un 88, ve lo giuro. C'è una differenza enorme in game. Comunque, detto quello lì che mi ero scordato, regista creativo Baggio, e poi ho portato dietro questo Musiala qua che avevo trovato. E lo devo ancora provare a dire la verità. Speriamo sia forte, ragazzi. Comunque, dalle statistiche è molto forte. La forma è normale. In caso che però lui non c'è, abbiamo sempre Baggio che è B. Quindi soluzione di Baggio anche per quello. Poi il Baggio per me è una di quelle epiche fenomenali, veramente di prima linea, molto molto forte. Più di Cruyff, secondo me, a dire la verità, nonostante sono due passive diverse, regista creativo e giocatore chiave. Poi ragazzi, vado a inserire qui una punta più abbassata e ci vado a mettere un attaccante di rientro. Perché? Ragazzi, il movimento dell'attaccante di rientro è quello di abbassarsi e viene a prendere palla. Quindi viene a ricoprire leggermente questa mancanza, questo buco, e se lo fa lui, allora Valverde è libero di entrare e di accentrarsi. Se invece non lo fa lui, ci pensa lui. Quindi andiamo a coprire questo buco che andiamo a creare. Questo buco, tra l'altro, verrà anche leggermente coperto da Rijkaard, perché comunque non abbiamo l'ancoraggio. Quindi è tutto studiato. Il possesso palla tende a scendere, ma se io riesco a fare tipo un passaggio su Valverde o su Baggio, lui dopo si inserisce. Questo inserimento, questo che scende, risale, io mi trovo spesso e volentieri Messi che è libero sulla destra e col suo mancino, il tiro a giro 99, ragazzi, è devastante. Punizioni. Non ci sono problemi, c'è lui. Finalizzatore, cioè è un fenomeno, fa gioco, passa bene il pallone, ragazzi, è un giocatore più forte che abbia mai provato, devo dire che allora ho puntato molto su fare una squadra su di lui. Dall'altra parte invece crea un gioco più largo, che posso allargarmi, quindi posso anche allargarmi un attimo, e lui mi serve per il tiro a giro a distanza. Non riesco a entrare con Messi? Non riesco a entrare con l'opportunista che poi andiamo a vedere, non riesco a creare gioco, neanche a entrare con lui, non c'è problema. Facciamo presto, passiamo la palla a lui, appena si accentra un attimo, mattonella giusta, gol. Ne ho già fatti parecchi da quando lo sto riprovando e devo dire che è sempre, sempre devastante, veramente forte. Ok, quindi poi ci ho aggiunto un sacco di abilità, fitto per passo, passaggio calibrato, cross calibrato, specialista dei rigori, dominio palle alte. Quindi è un po' completo, c'è cioè il doppio tocco, insomma.
Devo dire che è un ottimo giocatore, l'avevo trovato questo di fortuna, ma tanta roba. E poi ragazzi, alla fine l'opportunista. Ho lasciato, allora, come alla prolifica, come cambio, ho Dembélé perché regolarmente è molto alto come piede, posso anche andare a crossare, fare quello che voglio. Mi piace molto, skilla, secondo me è completo e ho anche Mbappé, ma volevo un altro opportunista. L'altro opportunista, alla fine, ho scelto Kylian Mbappé. Kylian Mbappé perché nonostante il base... Per ora secondo me è buggato, cioè è devastante. Poi come l'ho fatto non lo so. C'è anche quel muro che non ha senso, ma boh, è forte, ragazzi. Per me è sempre forte il giocatore qua. Potrei andare a mettere un altro opportunista come Haaland, anche volendo fare uno un po' più di fisico, uno no. Però guarda, mi sto trovando bene così, senza neanche tanto fisico, e per adesso vado avanti così. E poi mi sono portato dietro questo Romario qua perché ora vi spiego quando potrebbe entrare. Raramente, ma ora ve lo spiego. Allora, questa comunque è tutta la mia squadra primaria. Chiaramente volevo dire, cosa che ho detto prima, Wilshere fa tutto questo giro qua. Quindi quello spazio qua lo viene a prendere anche Wilshere se serve. Lo viene a prendere Messi se serve, lo viene a prendere Valverde se serve. Quindi c'è sempre comunque, sembra che qua c'è un buco, ma in realtà questo buco non esiste. Perché la squadra lui gira di qua, se lui gira di qua, purtroppo e per fortuna però a questo punto, avendo Costa Curta, che non è uno sviluppo, è molto libero, tende ad alzarsi. Questa cosa è pericolosa, ripeto, ma c'è lui dopo che va a coprire e Rijkaard che viene giù. È l'unica pecca, ma mi riesco a collegare molto bene con la difesa alla tattica secondaria, grazie a Costa Curta. Perché ora vi vado a spiegare questa qua, che è praticamente simile alla mia vecchia, ha il portiere che rimane chiaramente l'offensivo, anche se sarebbe meglio un difensivo, però noi non possiamo fare niente. È Costa Curta che va a fare il terzino difensivo. E Ambrosini, l'incontrista di difesa con uno sviluppo che comunque ha alto di piede opposto, quindi anche di sinistro va bene, poi c'è dei passaggi devastanti sia lui che lui, quindi non ho problemi anche a giocarmela dietro la palla in difesa. Qua andrò a inserire il mio fantastico Hakimi, che è qua, solito. Per me è un fenomeno, sapete già che dopo io lo vado anche a mettere istruzione individuale, a mettere istruzione individuale offensiva su Hakimi in maniera che dopo parte e va in attacco. Davanti a un collante con difensivo e linea bassa e poi ho contropiede, ma ragazzi non subaggio, a questo giro sul secondo modulo al mio Son, in maniera che è sempre su, non scende mai, perché questo, perché ora ve lo spiego. Avendo qua l'offensivo sarà un mattatore perché ci sarà Hakimi, lui tenderà a salire. Quel buco qua, tranquilli, che me lo va a coprire tranquillamente Rijkaard con linea bassa, venendo giù ci andrà Beckenbauer che stavolta è sulla sinistra, non c'ho l'incontrista perché non voglio che va a pressare, voglio solo che va a coprire il... Diciamo il cross in maniera solo che vada in posizione al posto, diciamo, del mattatore. Perché non voglio andargli incontro? Perché contrattacco non dobbiamo pressare più di tanto, non dobbiamo farlo, dobbiamo attendere. Noi mentre attendiamo, ci pensa lui venire in mezzo a linea bassa, che lui è molto alto e quindi i cross li prende bene o male quasi tutti. Ok, Ambrosini non è molto alto, ma c'ha comunque salto 91. Comunque siamo abbastanza coperti anche sul tiro d'alto, perché non sarà Beckenbauer se vanno a crossare, essendo che lui non ci sarà, sarà lui a spostarsi, sarà lui a scendere e venire in mezzo. Tutto studiato. Però da questa parte invece abbiamo sempre un tralinea come il vecchio modulo, perché non mi interessa che difenda bene, mi interessa che abbia degli ottimi passaggi, che abbia un bel dribbling, una buona accelerazione per ripartire. Comportamento offensivo fosse un po' più alto sarebbe meglio, però alla fine ho scelto Wilshere perché è mancino e di qua nella prima modulo mi servirebbe un mancino per servire bene, allargarmi sul Son oppure dare la palla internamente all'opportunista. Quindi automaticamente in tattica secondaria c'ho Wilshere. Sarebbe meglio in questo caso forse un destro, però dopo dobbiamo anche un po' adattarci. E lui ha meglio, non è fortissimo. In caso che Wilshere qua non mi piace in contrattacco, lo posso andare a sostituire con Benacer.
E voi direte, Magic, anche questo è mancino, però lo metterei come mediano e lo metterei in difensivo, cioè lo userei solo per andarmi a chiudere, quindi non mi interessa più di ripartire velocemente, ma mi interessa più che altro butto la palla su, la butto su Son, cerco di fare un attacco con Son e Vinicius Junior, diciamo, perché mi devo chiudere perché sono in vantaggio. Ok? Ed è il tra le linee, diciamo, più difensivo che ho. E quindi lo andrei a mettere in mediano. Allora, poi andiamo invece avanti. Abbiamo qua davanti Baggio. Nel vecchio avevo un giocatore chiave, ma usavo Romario. Qua c'ho un opportunista, quindi l'opportunista col giocatore chiave non è mai consigliato. Tengo un regista creativo. Si è riposato nel primo modulo, tranquilli, perché era in contropiede, ora invece si va a riposare Son. Quindi Son e Baggio, grazie al contropiede, prima in primaria, poi in secondaria, dovrebbero riuscire a fare tutta la partita, che sono fondamentali. Messi non è nessuna istruzione, ma vi posso garantire che dura tutta la partita. Messi rimane sempre là e fa lo stesso movimento che faceva con la prima, cioè scende. A questo punto il CC potrebbe anche prendere un attimo piede e salire, può dialogare con lui, può anche Baggio a questo punto, quando scende Messi, se lascia lo spazio, si potrebbe anche allargare, prendere il suo e Messi quando rientra si potrebbe riaccentrare. Quindi questo giro può portare aperture per andare a servire Vinicius Junior come opportunista. Opportunista molto molto forte, ragazzi. Peccato per il medio piede debole. Ma è molto forte, ragazzi. Ok? Però ho scelto lui perché non potevo portare Rodrigo perché l'altro senza palla, l'altro attaccante rientro, scusate, senza palla non c'è in questo modulo, ragazzi, ho sbagliato a parlare. L'altro attaccante rientro che sapete che io adoro è Rodrigo, quindi se in caso Messi è impossibile che giù perché è sempre B, ma in caso che è stanco, si infortuni a qualsiasi cosa, andrò a mettere su chiaramente Rodrigo. Quando scende Rodrigo, le punizioni andrà a battere Baggio, che non è un fenomeno, però comunque non se la cava male. Ne abbiamo fatte tante con lui. Bene, ragazzi, detto tutto questo, e vi ho fatto capire il perché Costa Curta, il perché Unesa, perché un P e tutto, e questo modulo gira davvero bene. Ma io posso anche iniziare a giocare con la secondaria, stando a che mi devo ricordare di attivarla all'inizio partita. Perché se sono contro un contropiede veloce, io uso un contrattacco. Se sono contro se sono contro un contrattacco, io uso contrattacco. Sono contro un possesso palla, uso contropiede veloce. Sono contro un via laterali, ok? Posso andare ad usare un contrattacco perché sto più chiuso, sto più coso, non lo faccio andare via dietro le mie spalle. Se gioco con un passaggio lungo, ok, uso contropiede veloce perché cerco di buttarlo in fuorigioco. Quindi ho due stili che si possono sempre bene o male adattare a seconda di chi incontro. E con solo un cambio, quindi con quei 120 secondi, devo soltanto cambiare Valverde e mettere Hakimi, metterlo offensivo e ricordarmi poi di attivare la secondaria. Ora, ragazzi, che vi ho spiegato tutto, questo modulo è stato studiato nel dettaglio su di me, sul mio modo di giocare, sui giocatori che piacciono a me. Devo dire che mi trovo davvero bene. Se volete provarlo, provatelo, però, ragazzi, qua va bene. Se non avete Messi, può diventare un problema perché Rodrigo ci può stare, ma non riuscirete mai a fare i tiri che faccio con Messi. Messi in questa posizione, quando rientra e arriva a palla, c'ha un metro, è devastante con quel tiro giro. Ragazzi, ve ne accorgerete, di qua c'ho Son, cioè sono due giocatori fondamentali. Avere Son, metterci su Dembélé non è la stessa cosa. Allora io li posso mettere su nel secondo tempo perché sono comunque forti, ma tutta la partita dovete avere che quando vi capita l'occasione del tiro a giro dovete cercare di buttarla dentro. Ragazzi, Baggio è devastante, poi il regista creativo della verità è quello meno importante, basta anche un De Bruyne andrebbe bene, io mi trovo bene con Baggio, ma lui e lui sono quasi fondamentali per come l'ho ricreato io, però potete provare anche con altri giocatori. Ok? Qua basterebbe a dire la verità un qualsiasi onnipresente, qua Costa Curta l'avete tutti, un incontrista l'avete tutti, eccetera, 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 ma questo giocatore e questo giocatore li ho voluti inserire volutamente e creargli una squadra intorno grazie a questo allenatore qua. Bene ragazzi, io credo di aver spiegato esattamente tutto, però
So già che soprattutto uno di voi mi ha scritto in particolare, l'avrà notato, ma fino adesso non ne ho parlato. Ragazzi, la cosa incredibile è che abbiamo Militao come cambio, come Beckenbauer, abbiamo Benassé, abbiamo me, ma ragazzi, abbiamo lui. Questa versione di Barrios, sono riuscito a liberarmi della base, questo è devastante, ragazzi. La userò, ma poco, ragazzi, perché comunque Rekkard è veramente forte. Ma se mi serve di spingere un po', potrei togliere il collante, le istruzioni da linea bassa e tutto quanto e provare a salire con lui perché c'è anche il doppio tocco. Mi riesco a liberare, c'è il passaggio di prima, spirito combattivo, cioè è una bella carta, ragazzi. Però solo ad averla io mi piace, un po' come avere Raujo così, avere una squadra senza carte base, a parte Mappé, che però spero di riuscire a fare qualche giro della Francia e trovare quello lì, sperando che sia più forte, e poi dopo mi sono liberato a fine gioco di tutte le carte base, ho tutta una squadra come piace a me. Per ora il complessivo è di 3105, dico per ora perché l'unico giocatore che potrei andare a cambiare penso sia Kylian Mappé in caso che trovi una versione non base. Quindi potrà salire a 3106-3107. Boh, questo è il massimo che sono riuscito a fare quest'anno. Non ho investito tantissimo, ma devo dire che è una squadra devastante. Quindi, ragazzi, detto questo, lo andiamo a provare. Chiaramente nelle divisioni. Come vedete, l'ultimo 4-0 è con il modulo incredibile che vi ho portato lunedì. Se non l'avete visto, ragazzi, dovete andarlo a vedere. Perché un modulo così, dopo, così complicato, così studiato, lo troverete solo negli abbonamenti. Quindi guardatelo bene perché guardando quel video che è uscito lunedì capite cosa troverete poi se volete fare l'abbonamento che poi ve ne parlerò appena lo attiverò. Ma ci sono moduli di quel calibro, ok? Bene ragazzi, iniziamo. Dobbiamo vincere una partita. Vediamo se riusciamo con un nuovo modulo a prendere subito, a centrare subito l'obiettivo. E poi dopo aver giocato, ragazzi, ci salutiamo e comunque appena andremo avanti nelle divisioni farò sempre con questo modulo. Poi finiremo il football 2024, inizierà il 2025, da lì vedremo cosa succede. Cosa succede, come sarà il gioco, se porterò solo il football o passerò, non passo, porto il football più un altro gioco di calcio, potrebbe essere un'idea. Poi vedremo, ragazzi, vedremo i giochi che usciranno. Allora, andiamo a giocare in uno stadio italiano, mettiamo San Siro, estate, pallone, andiamo a mettere orbita, avanti, ragazzi le magliette può essere che le cambierò, per il momento mi piacciono queste, è l'unica cosa che potrò cambiare in questi mesi. Perfetto, sono tutti su, in caso che c'era Valverde o Son o Vinicius Junior giù, perché sono gli unici che potevano essere giù, gli altri sono tutti lì, avrei cambiato con, vedete Rodrigo adesso è giù, ma Messi non è mai giù, ma comunque dura tutta la partita. E adesso, Barros giù ma non c'è problema, Hakimi, questo è un problema, quando Hakimi è giù mi ci vorrebbe un mattatore e B non ce l'ho, è in condizioni normali. Però ragazzi, guarda, preferisco lui giù così per usarlo piuttosto che un altro. E oppure posso andare ad utilizzare Costa Curta per chiudermi molto nel secondario e mettere Militao dall'altra parte. No, ma userò Hakimi lo stesso, ragazzi. Dida al massimo, Donnarumma è normale, quindi usiamo Dida. E ragazzi, basta, siamo messi così. Linea bassa qua la mettiamo solo in caso di vogliamo chiuderci e rimanere in contropiede veloce, ma andiamo ad analizzare. Andiamo ad analizzare, c'è un possesso palla, ragazzi. Con possesso palla noi andiamo a utilizzare il contropiede veloce perché lo metteremo molto in difficoltà. Con contrattacco gli lasciamo fare il gioco che vuole fare lui. Quindi sta usando 4-2-4 perché è simile al mio secondario, ma c'ha quell'SP lì che spinge un po' di più. C'ha un regista creativo e da penso, ma pe senza stile, Lewandowski. Opportunista, molto lento, forte di testa, però attenzione ai cross di Cannavaro soprattutto e passaggi incredibili che può fare quel Messi lì per Lewandowski che è un cecchino davanti alla porta. Fabinho dovrebbe essere un collante, Kimmich, quello vecchio, molto difensivo, carta base e un tra linee molto difensivo. Poi c'ha Nuno Mendes che dovrebbe essere un terzino, ragazzi, molto veloce ma lì senza stile. Fernandes sale senza stile, la sua parte destra è pericolosa e in quella parte lì noi abbiamo Lionel Messi. Quindi
Quindi secondo me sta rischiando parecchio. Ma vediamo, vediamo ragazzi. Andiamo a provarlo e vediamo questa prima partita con il mio modulo top, il mio modulo finale di quest'anno, vediamo cosa ci salta fuori. Chiaramente ragazzi non mi interessa vincere in questo video. Questo video andrò molto a parlare della tattica, vi farò vedere i movimenti. Quando arriveremo nelle divisioni lì cercherò chiaramente di non perdere, anche se dal mio iscritto Enrico non vuole assolutamente che smetto di parlare perché lui gli piace. Tutti, più di uno adesso mi avete detto vogliamo i commentary, quindi la mia attenzione sul gioco non sarà mai al 100%. E non è una scusa, ragazzi, è così. Bene, partiamo. Già fatto la prima cavolata perché non ho guardato il radar. Comunque, vedete che Beckenbauer, mamma mia, è molto forte, ragazzi. Bene, Lionel Messi. C'è un po' di... Scusate, c'è un po' di lag, un po' tanto. Vediamo comunque di combattere questo lag. Ragazzi, siamo in contropiede veloce. Sapete, contropiede veloce è molto più semplice battere il lag. Non ho giocatori alti, quindi partiamo da Costa Curta, che comunque è molto forte con il piede anche sinistro. E questo è quello che vi dicevo. Vado subito a servire qua. Son. Subito vado con Baggio. Se la stoppava meglio, eravamo davanti alla porta. La davamo all'opportunista che avevamo già davanti alla porta. Allora, c'è un po' di ritardo, sì, faccio fatica un attimo a trovare il timing giusto. Ci vorrà un pochino, ma vedo che anche lui è un po' in difficoltà. Lui fa un possesso palla un po' strano, che manda subito la palla in avanti. Vediamo. Sta molto basso. Prendiamo Rijkaard, lo mettiamo qua e glielo lanciamo su. Abbiamo lui, l'uomo alto. Vedete? Vinicius Junior. Testa. Non l'ha data di testa, fa lo stesso. Ora si è buttato in avanti, vedete? Lui sta cercando di fare un possesso alto, vuole creare un possesso nella mia metà campo senza far schiacciandomi per arrivare in porta. Che ci può stare, se uno riesce a farlo, ragazzi, tanta roba. A te Beckenbauer, mamma mia, è fortissimo, ragazzi. È un'epica, ragazzi. Chi non ho mai utilizzato. Vinicius Junior. La gioca in avanti con un filtrante. Ci crede, cerca la porta. La palla va sul Ok ragazzi, il gol praticamente di Baggio, però avete visto Messi è sempre lì. Quindi primo marcatore non poteva che non essere Messi ragazzi, anche se il gol non è il gol del Messi, ho fatto dei gol molto più belli, ne ho già fatti con lui. Ora andiamo in difensivo, restiamo chiaramente in contropiede veloce. Questo gol potrebbe essere la singola azione più importante di una stagione. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. E questo è Fallo, fallo, non ha dubbi l'arbitro. passiamo indietro, Ambrosini, allarghiamoci, il guardate compagno sempre di radar compagnia di ragazzi. gioco. Sceglie di andare per vie verticali. Messi accelera per smarcarsi. Andiamo in Ma ora equilibrato, la non palla ci va dobbiamo sempre dopo i schiacciare. movimenti. Vedete come sale su Costa Curta, quello è fuori posizione ragazzi, Esita così dentro. però va bene. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Che crossiamo in mezzo con Wisher, che Wisher con il mancino, cross. niente, Valverde, Baggio. Rubare palloni così non è mai un Non ci caso. dobbiamo poi fissare una cosa, cioè non dobbiamo, io a volte mi viene da cercare sempre Messi, ma è sbagliato ragazzi, se no alla fine che perdiamo palla. Noi dobbiamo far girare bene il pallone chi è libero, poi se capita a palla Messi meglio, e poi non dobbiamo, cioè, non dobbiamo per forza tirare con lui. Quando abbiamo quei giocatori molto forti in squadra, cerchiamo sempre, la gente cerca sempre di dare palla a lui. E se io ci metto in caso, c'ho anche una marcatura e non me ne accorgo, vado a rovinare la partita perché Vinicius Junior mi cerca il fisso gioco a fermo. passare la palla a Messi. Questa cosa succede spesso quando uno ha Perdono tempo un a recuperare. idolo, gli piace quel Wisher. giocatore, è molto forte. Però ragazzi, la squadra è fatta di 11, Ottimo mi raccomando. tentativo, ma non trova il gol.
Bene, Will ci ha provato la botta della distanza. Lui ce l'ho usato pochissimo, ragazzi, quasi mai, lo sapete. Però mi serviva un mancino. Andiamo a vedere. Lui si è buttato ancora più su al massimo, ragazzi. Se prendiamo palla e partiamo, questo qua becca il secondo gol. Però vedo che comunque finora ci ha azzeccato. Costa curta, meno male che c'ha quel 99 nel cross difensivo che almeno copre. Ok, boh. Niente, costa curta però sta sempre un po' alto. Va un po' fuori posizione, lo vedete, a volte un po' verso il centro, a volte, ragazzi, senza stile, è così. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area, da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Oh, a dir la verità, qua ho fatto un errore anch'io, perché non penso che andremo mai in contrattacco col possesso palla. Penso che faremo tutta la partita così, piuttosto vado in attacca giù. Quindi potevamo tranquillamente mettere tranquillamente. Bella. Mettere tranquillamente uno sviluppo. E tenere giù costa curta. Non ci ho pensato a questa cosa. Non può sbagliare. Prova a darla profonda nello spazio. Ragazzi, nello stretto quel Messi lì è devastante. Poi se lo toccano spesso da rigore, ve lo Rientra dico. palla Allora, io li dell'Olanda. sbaglio, però. Son Heung-min. Ecco Vinicius Junior. Questo è rigore. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Fuori area. Allora, devo Messi abituarmi cercherà di bene sfruttare al con meglio Messi. l'occasione. Barriera piuttosto folta. Il portiere avversario sa benissimo che se gli lasciano un minimo spazio può essere micidiale. Messi! No, non ha La gioca saltato. dietro. Può segnare da lì. Quando è così vicino, ragazzi, tirare non è facile tirare a Affossa la palla giro. lontana senza Non pensare. è facile così vicino. Allora ho preferito, cioè speravo che saltavo. Allora, ragazzi, due ricevitori. Ho Messi, ora vi faccio vedere una cosa. Sarà un altro corner e sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Bell'anticipo, ora Non è possono venuto. ripartire. Niente. Messi Praticamente deve fare una avanza, torre e ridare la Vinicius. palla a Baggio, che poi aspetta che Messi si Palla allarga, lunga. gliela diamo, andiamo al tiro con Bravo Messi. Icardi. Però vedete, è lì perché mi voglio fissare a tirare con Messi. C'è Ottimo da disimpegno stare attenti, difensivo. perché dopo fidarsi troppo a un giocatore si rischia di non fare Messi più gioco rilanciato. squadra e andare a perdere la partita. Quindi vedrò di non farlo troppo spesso quella cosa qua, ok? Mi impegnerò a non farlo, visto che lo so. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così i primi Allora, non 15 abbiamo minuti. fatto la partita devastante, però la squadra, avete visto come gira bene, anche in attacco abbiamo avuto varie occasioni, siamo arrivati in tiri, 5 tiri, vabbè, contiamo che due non sono nello specchio, tre tiri in porta, Tifosi e giocatori comunque, saranno certamente chiacchierando, soddisfatti parlando di e questo tutto, secondo me è risultato. tanta roba. Ora hanno altri Chiaramente abbiamo una impegni, squadra bisogna più forte del rientrare nostro in avversario, campo. questo non c'è dubbio, c'è proprio, non c'è 1-0 alla fine della dubbio, prima però frazione, risultato in anche lui è bilico. una bella E credo squadra. che il secondo tempo sia Io direi dovuto di non migliorare. cambiare niente, ragazzi. Vedete come sono ancora belli freschi, quanta energia hanno, perché è un modulo studiato dove i movimenti sono ben curati, non devono fare lunghi tragitti per stancarsi, pochi passaggi fatti bene, arriviamo subito in porta. Questo è il modulo, chiaramente col contropiede veloce. Contrattacco oggi non lo guardiamo sicuramente, perché contro il possesso palla non ci penso neanche, perché lo metterei in super vantaggio e Si questo non riparte dobbiamo dal farlo. secondo. Soprattutto Attacco sull'1-0 e verticale. potremmo provare se siamo Vinicius veramente rientra. sul 3-0, però Speriamo di chiaramente riprendere. so già che gli vado a dare un vantaggio. Idea Allora, buona, abbiamo la linea precisione. bassa, Non nella mettiamoci prima qua. occasione Questo degli è il avversari. modo per Hanno avuto così iniziare, tanto. difensore Possono basso, arrischiarsi un po' di più. di sinistro perché lui ha regolarmente, non gli interessa. Son. Ho Son Vinicius. marcato a uomo, questo l'ho capito. In quella Blocca la partita qua mi ha palla. messo una marcatura su Son. Questo me ne sono accorto già da un po' e non riesco mai a trovarlo libero, però non è un problema.
passo la palla qua a Beckenbauer, anche lui c'è un bel... Poi facciamo il filtrante sensazionale, così arriva bello preciso. C'è Messi, Messi, ciao. bravo. Messi Ciao. spinge avanti sulla destra. Ho sbagliato io, ragazzi. Si muove, ragazzi, che in un fazzoletto. È talmente veloce che non sono abituato. Secondo me anche con lag risponde bene quel giocatore qua. Impressionante. Poteva far meglio, Tra l'altro, Messi non fa il gioco non niente. va benissimo, ragazzi. Ci sono dei ritardi. Ma Messi si muove talmente veloce bene che, vi giuro, sembra un altro gioco. Vinicius Junior, Messi, Se veniva questa, tanta roba. ma sul portiere. Allora, mettiamoci in Vinicius sta equilibrato, facendo perché lui colore adesso è in d'Italia dopo la equilibrato. conclusione A del volte mondiale. ho visto che quel giocatore qua, quel player qua, va spesso due tacchi su in Sembra attacco. non E allora lì riuscire dobbiamo stare nemmeno a attenti a concludere. mettersi in difensivo. Ma se lui gioca in equilibrato, giochiamo in equilibrato anche noi, Solo un eh. gol tra le due squadre, vantaggio fragile. Poi ho Sbaglia il sbagliato io a passaggio, dare il sbaglia il pallone. calcio. Wilshere. Ok, liberiamoci con una Son finta. è un Vedete minimo. com'è marcato Son. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Costa curta, qua vi state attenti perché non c'è la posizione perfetta, ma ci guardate subito, guardate il collante che ha già coperto il suo Bakuna. errore, fantastico. Diamo Rijkaard. subito la palla, in Lato avanti, intelligente. intelligente, che viene verso di me Sbaglia Messi, bene il viene pallone. dall'altra parte, Vinicius. eccolo qua. Qua ha fatto l'1-2 intelligente, ragazzi, R1X, Rijkaard sul per farlo pallone. venire da quella parte, in maniera che Messi adesso lo davanti. troviamo esattamente qua, per Possibilità di tiro. andare a tirare. Cerca Vedete, queste cose qua, ragazzi, ve le spiegherò Vicino. Sei tutte. Tutte rimbalzanti. con dei video apposta per solo gli abbonati quando attiverò gli abbonamenti. Piano piano usciranno tanti video, anche quelle Palle. cose qua. Avete visto che io gioco già in L'Italia sta dando il automatico. colpo. E l'arbitro assegna un calcio di punizione subito per Questo, farlo. ragazzi, può essere il fatidico 2-0. Potrebbe. Messi si prepara a battere a rete. Messi, il pallone spinge. Mi devo abituare bene, però le tira Sbaglia il bene. guardia. Devo un po' abituarmi perché chiaramente le statistiche sono molto alte, quindi non Palla bisogna tirare rimbalza troppo sulla porta, forte. passa solo per Bisogna terra. un po' capire quanto caricare, però ragazzi, Roberto Baggio, aspettate che mi alleno un po' una Wilshere, volta nella becca sezione Vinicius allenamento. Junior. E si gira in un fazzoletto, Vinicius. La prima firma con questa maglia. Ok. Palo nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Sono movimenti che Quando è cambiano che posso tutto. andare a mettere Romario al posto di Tutte le Vinicius? perfezioni in partita. Quando questo non è... Innanzitutto non è facile, Cosa ha ma è fatto qua? molto gratificante. Ha scosso il televisore e sono cascate le carte. Quando è che possiamo andare a mettere Romario? Quando vediamo che facciamo fatica a trovare Vinicius, perché è sempre marcato, è sempre qua. Allora possiamo andare a mettere Romario. Romario cosa fa al posto di Vinicius? Tende a venirci un po' più incontro e creare un po' di spazio. In questo momento non ci serve più di tanto, direi di restare così. L'unica cosa che voglio andare a fare è andare a cambiare questo Dembélé con Son, perché magari non rimette la marcatura e si scorda, punto primo. Poi vado a cambiare, mi vado a mettere un giocatore più difensivo, tipo che è Bennacer, e poi direi basta per il momento. Ok, potremmo andare a mettere anche difensivo a Valverde, così ci andiamo un po' a chiudere. Vedete come ho studiato tutti questi giri, queste tattiche. Bene, siamo pure così, lui deve fare quello che vuole, quel modulo lì non girerà mai. Sostituzione di giocatori. Numero 8, numero Entrambe le 22, squadre hanno deciso di effettuare Wilshere. delle sostituzioni. Lasciano il campo per 2-0 il dunque. numero 13, il Osimhen! numero 3, cambio di giocatori. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Fantastico passaggio, il compagno l'aveva messo davanti al portiere, ma ha La marcatura sbagliato non a l'ha rimessa, ragazzi. ricompattere. Non ce l'ha più la marcatura. Ecco O Lewandowski. non si è accorto che campo. Mamma mia, è collante. Hanno già Beh, qua ho fatto una ripristinato bella il pallone. cavolata, però. Osimhen! Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Devastante, devastante, devastante. Tanto che ora è un po' più stanco, lo sprint ce l'ha meno Messi, però è lo stesso Rischia la devastante, calcio in ragazzi. profondità. Qua ho voluto fare tutto con Messi, Messi avete visto, butta se la giù. passavo. Non è il gioco che non è andato, Palla sono sull'andata, onesto, uso non l'ho passata io perché incisivo, volevo fare inizia tutto con un'azione Messi. interessante. Quelle sono le cose che Quando non devo toccava ha spinto cascarci. in velocità, ma gli avversari sono stati bravi
bravi a leggere il suo movimento. Holland, che botta! Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Almeno ci stanno provando. Mi chiedo se riusciranno a trovare la rete. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Attenzione, una sostituzione. Va dato atto al lavoro magistrale della... ragazzi, l'ho passata, qua non è andato, l'offensiva degli avversari. Il lag c'è sempre, non è passato. Ottima scelta, però il tempo fa sfumare l'azione offensiva. Palla buttata via. Non so perché abbia fatto questa cosa qua, fa lo stesso. Vantaggio abbastanza comodo, ora potrebbero gestire. Allora, vedo un Baggio che inizia a essere un po' più stanco. Non ha rinviato, ragazzi. Ragazzi, l'ho schiacciato, non ha rinviato. È il lag. Però sono un pirla io, me la son cercata. No, stavo pensando, allora pensavo e guardavo il radar, che... ah, non è stanco, però lo sento, ragazzi, veramente, lo sento un po' morto, non so perché. Allora, facciamo una cosa, vediamo di mettere su Romario, così vi faccio vedere la differenza, dai. Tanto non dobbiamo né vincere né perdere, non mi interessa, guardiamo un attimo il cambiamento. Non mettiamo Rodrigo, perché no, mettiamo lui, perché, ragazzi, lo mettiamo in difensivo. Ta-ta-ta, ok. E poi andiamo a cambiare Beckenbauer, perché ho visto che fa un po' fatica. Ci mettiamo Militao. Resiste un po' poco Beckenbauer rispetto ad altri. Bene, abbiamo fatto questi cambi qua. Abbiamo l'ultimo cambio. Beh, allora cambiamo anche Baggio. No, non ce l'abbiamo. Se no cambiamo anche Baggio, ragazzi, solo così per provare Musiala. Va bene. Ragazzi, ho fatto dei cambi, anche potevo anche non farli per la stanchezza, siamo all'85esimo. A differenza di quel modulo devastante che vi ho fatto, che lì si stancano davvero tanti, c'è molto più movimento, eh. Qua siamo un po' più statici, ci muoviamo più con i giocatori pad alla mano qua. Perché a me piace giocare così, tra l'altro. Ah, volevo fare il doppio tocco, ragazzi, ma non l'ha preso. Non ho capito perché si è messo tutto in difensivo. Cioè, si è messo tutto in difensivo, non ho capito perché. Si è sbagliato, magari. Non ha senso. Ah, ok, si era sbagliato, ragazzi. Noi ci mettiamo un attacco giù, li dati in totale. Ok. Beh, ragazzi, molto polle, ci sto giocando molto tranquillo. Quel modulo qua però mi fa sentire tranquillo. Conservano il possesso, vogliono evitare rischi inutili. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. No, che stupidata che ho fatto. Anche lui però, poteva andare in porta. E non l'ha fatto. Buon, ragazzi, abbiamo vinto, ma perché abbiamo anche un avversario che non ha voluto. Se no qua segnava, ragazzi, ho fatto una cavolata enorme. Va bene, ragazzi, dai, va bene così. Mi sono un po' lasciato andare, un po' pollegge nel secondo tempo. Va bene, ragazzi, questo comunque è il mio modulo. Siamo andati, grazie a questa partita, tra l'altro, così. Almeno siamo andati... in quarta divisione, così quando riprenderemo con le scalata nelle divisioni, con questo modulo qua siamo già in quarta divisione. Bene, ragazzi, io non ho niente da aggiungere, fatemi sapere se vi piace questo modulo finale mio, fatemi sapere se lo proverete. Ricordatevi che Son e Messi, ecco, in questo caso Son non è servito molto perché era marcato. Sì, se uno ha una difesa con un terzino difensivo e ce lo marca, giocheremo molto di più su Messi. Ma se ce lo lascia libero, ragazzi, lo vedremo, perché molti non le marcano, oppure ci capita il tiro, vedrete che Son non ci deluderà. Bene, ragazzi,
Io vi saluto, ricordatevi, se volete una punta più alta potete portarvi dietro anche Haaland, versione rapace d'aria o in versione opportunista. È un giocatore molto forte, magari potreste tirare anche le palle un po' più su di testa per smistarle per Messi. Lo proveremo anche quello. Sicuramente funziona. Bene, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento al mio prossimo video. Che adesso non so quando caricherò questo video, quindi non voglio dire giorni, però dai, ci vediamo qua sul canale, lasciate un bel like, lasciate un bel commento, fatemi sapere se vi è piaciuto anche questo modulo, se lo proverete, fatemi sapere. Io vi do un grosso abbraccio e tranquilli che con questo modulo qua definitivo non vi deluderò nelle divisioni. Io vi saluto, un grosso abbraccio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.